Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di unboxing, uno forse dei più grossi, almeno a livello di volume, di questo canale. Infatti sotto di me abbiamo le scatole del Retailer Pledge di GameFound e sono arrivate proprio due giorni fa, eccole qui, e sono tante praticamente. Adesso sono arrivate tipo 2 mesi prima di quando previsto. E andiamo a spacchettarle. Ci saranno sia mazzi di Game Reminders e menagerie. E adesso non ve lo voglio spoilerare perché alcune cose non si sono mai viste, pubblicamente, erano esclusive del Retailer Pledge. E tutto il contenuto di queste scatole sarà disponibile sia per giocare che per la vendita durante il pre-release event che faremo ad AZ Garden Games il 4 e il 10 di febbraio, quindi tra veramente pochissimo. Ci sono già diversi iscritti, quindi mi raccomando, affrettatevi perché ci sono 16 posti disponibili il 4 e 16 posti disponibili il 10, quindi non perdete tempo, iscrivetevi, fateci sapere se siete interessati. E adesso andiamo a spacchettare. Eccoci qua. Cominciamo con la prima delle quattro scatole, la più piccola. Allora, se io ho capito bene, ho interpretato bene le varie mail che sono arrivate, qui dovrebbe non esserci gli stretch goal. Quindi gli stretch goal dovrebbero arrivare in una piccola spedizione a parte direttamente da GameFound, scusate, da Games Quest, mentre questi vengono via aereo direttamente da Ghost Galaxy. Infatti sono arrivati tipo in 3 giorni. Allora, ok, menagerie, signori, menagerie, guarda là, che bellezza, belli questi box, eh? Molto belli, grigi. Il retro non sa di nulla, di fronte ci sta, fa una bella figura, specie quando uno lo tira su. Ottimi, quindi qui abbiamo 2, 4, 6 menagerie. Bene, questo era semplicemente un case di menagerie mascherato perché non c'era scritto fuori, e poi più nulla. Ok, il primo era semplice, ecco qua. E questi, come ho detto nel video di unboxing di menagerie, rischiano di essere la cosa più divertente per fare un sealed in assoluto, perché qui non escono quasi mai mazzi brutti ed è anche proprio bello da tenere in mano a vedere. Allora, questo entra in inquadratura, sto andando dal più leggero al più pesante, li ho messi in torre, diciamo. Allora, vediamo un po', qui ci vuole una mannaia, no? Un trincettino della sega. Vediamo, è troppo grosso! Ho sbirciato dentro! E qui dico solo che qualcuno in questa stanza potrebbe risentirsi. Vediamo un po'. Tac! I Gruen pelosissimi! Guardate quanti sono questi Gruen, non si riesce nemmeno a tirare fuori. Sono tantissimi e si potrebbe risentire lui nell'angolino, che sarà comunque sempre preferito. Eccoli qua, quindi Gruen dovrebbero essere 10 e proviamo a insaccarli tutti. Ho buttato via il saccone, ma serve. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non ci stanno, 7, 8, 9, 10, ci sono tutti. Andiamo a rimetterli a parte perché c'è anche altra roba in questo box, questo scatolone. L'audio di questo video sarà terribile, io continuo ad allontanarmi e avvicinarmi, però è tutto molto grosso. Bene, carta. Qui abbiamo i tappetini dei Sauri,
I ricercatissimi tappetini di Natale di Sauri, ne abbiamo tre. Se non sbaglio, uno era prenotato, due era prenotati, quindi uno o due saranno disponibili per la vendita. Ecco qua. Vabbè, questi già li conosciamo, sono semplicemente arrivati e poi ci sono delle scatoline. Io non so cosa contengano, forse le sleeve. Vediamo un po'. No! Questi sono i portamazzi Volt Warrior. I portamazzi Volt Warrior del Fu Keyforge Volt Warrior, il circuito competitivo a soldi che fu annunciato da Fantasy Flight prima di esplodere. Questi sono una rarità. A parte, oltre ad essere bellissimi, questo colore a me fa impazzire, sono una rarità perché cavolo, questi non ce n'è più e non ce ne sarà più, ovviamente, per ovvi motivi. Quindi questi su ultra premium come prodotto, molto belli, molto belli. E quindi ne abbiamo 5. Ne abbiamo 5. Fammi rinsaccare questo per non farlo sciupare. Quindi 2, 3, 4 e 5. Eccoli qua. Sono tutti uguali, do una controllatina al volo, ma perché non dovrebbero, sì, sono tutti Deckbook Volt Warrior si chiamano. Bene, scatola vuota. Sotto con la roba più pesante che da. Non so se si è sentito quanto cazzo pesa questa. C'è anche scritto forse. Pesa 36 libbre, vaffanculo, maledetti americani. Che non sanno usare il sistema metrico decimale. Quante cazzo sono 36 libbre? Vediamo un po'. Ok, del cartone. Ah no. C'è del pelo. C'è del pelo qui. Ta-da! Il gattaccio, ma non ci sono gli occhi, eccoli qua. Il gattaccio, il flunf, con la sua coda. Madonna, quanto è grossa la coda, pensavo fosse molto più piccola. Quindi il flunf con le zampine, ma quanto pelo c'ha? Porca miseria. Ok, vediamo di fare l'occhio. Allora, bene. Eccolo qua, questa coda gigantesca. Allora, posso dire che non regge il paragone? Cioè, ragazzi, non regge il paragone, il frunf. Questo è proprio per amanti, per i gattari, proprio per i gattari, quale io sono, però comunque, ragazzi, il gruen è il capo più bello. Questa palla di pelo è un cuscino, praticamente è un cuscino. Va bene, ce l'abbiamo uno. E due, non mi ricordo quanti dovevano esserci, quindi boh, poi se mi riguardo. E c'è il naso, perché questi, ah no, questi ecco, non erano add-ons, non erano, mentre quelli sono add-ons, i Gruen, quindi li abbiamo aggiunti come proprio un acquisto da Ghost Galaxy. Questi facevano parte del Retailer Pledge. Ho visto, ce n'è forse un altro, non lo so, vediamo, via questo, via questo, e qua c'è un'altra cosa fighissima. C'è un'altra cosa finissima, il playmat per le Keyforge Adventures, in particolare per il Krakiaven, quindi il Kraken. E questo direi di aprirlo, dai. Se non si rovina la scatola lo vorrei aprire. Allora, questo si sfila. Ok, questa si apre così. È troppo grosso, non entra nell'inquadratura. Ok. Bah! Enorme! Devo allontanarmi. Devo allontanarmi. Enorme. Che bellezza. Che bellezza. Questo è veramente un bell'oggetto. È veramente un bell'oggetto. Ottimo, ottimo, ottimo. È veramente
Ci credi che ancora non ho mai fatto una partita con le Keyforge Adventures, con nessuna di quelle. Ho fatto delle prove con il Krakiaven. No, forse con no, col Krakiaven ci ho giocato su Tabletop Simulator, ma non dal vivo sicuramente. E anche quella della Gormenghast ancora la devo aprire, anche perché la voglio fare qui sul canale. Io ho il problema che tutte le cose che voglio fare le voglio anche registrare, quindi si rallenta tantissimo il processo. Però questa ne sa, questa c'ha il cazzo veramente lungo come oggetto. Vediamo di rimetterlo a posto per benino. Questo dentro così e questi così. Bello, questo penso che veramente in Italia sicuramente no, ma anche in Europa non credo sia mai arrivato. Forse qualcosa in Scandinavia, che loro sono molto forniti, però questo sicuramente è un'esclusiva italiana che io vorrei evitare di spaccare. Allora, dai, infilati come un preservativo, maledetto te. Oh, anche perché questa roba, oltre a venderla solamente Ghost Galaxy, c'è il problema che è estremamente scomoda da spedire. Cioè, è una roba di questo genere, spedirla costa veramente tanti soldi. Allora, quindi di questi, vediamo quanti ce n'è. Uno, due e 3, ok? Ma stiamo inquadrando, sì, stiamo inquadrando. Quindi ce n'è 3 di questi. Dopodiché, non finisce qua perché, vabbè, facciamo prima questo, dai. Abbiamo, qui c'è scritto, quindi spoiler, abbiamo il Krakiaven stesso, quindi dove ho messo il trincetto, qua, sotto i gattacci, sì. Quindi, via. Va insieme ai due. Quindi chiaramente insieme al tappetino si è preso anche le Adventure, quindi saranno in inglese, però saranno quelle di Ghost Galaxy, quindi quelle nuove che hanno anche delle carte in più rispetto ai print and play. Ah, ecco, questo già mezzo aperto, l'hanno dato molto 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 bene. Vabbè, questa scatola rotta direi che me la prendo io. E bene, questo contiene le Adventure. A questo punto è già aperta, apriamolo. Eccole qua, Missing Insight. Vabbè, qui c'è il mazzo de... Ah, ma questo è il Gormenghast, tra l'altro, non è il Krakiaven, è vero. E spoiler. Va bene, quindi questo 1, quanto ce n'è? 2, 3, 4 e 5. Ok, quindi 5 di questi. Qua abbiamo il Kiraken, eccolo qua, molto bene, e anche di questi ne abbiamo 5, quindi 3, 4 e 5. E naturalmente a questo punto è ovvio cosa sta per arrivare, ovvero anche, bonk, anche la cospirazione degli abissi, eccola qui. Anche questo in 5 copie, di cui una si è impiccata, e anche questo chiaramente in inglese. Buono, buono, buono. Andiamo avanti. Queste le abbiamo un attimo di mezzo. E a questo punto finiamo sta scatola. Abbiamo delle sleeve. Queste pure sono una roba mai vista in Italia. Sono le sleeve del Vault Warrior, che chiaramente anche queste ultra esclusive sarebbero state dei premi appunto del Vault Warrior, quindi cavolo, queste belle, belle, eh? Questa è veramente una rarità, è veramente una rarità, sempre materiale GameGenic, veramente una rarità, che tra l'altro dopo aver conosciuto il fondatore di GameGenic sono ancora più innamorato di questa azienda. E qua, ve l'avevo mezzo spoilerate prima, abbiamo anche le sleeve dei Sauri di Natale, Ugly Sweater, eppure queste, e chi ce l'ha? Chi ce l'ha queste? Non ce l'ha praticamente nessuno, qui in Europa. Quindi super esclusive anche queste. Se ne è preso in quantità molto limitate perché noi abbiamo chiesto
sul gruppo WhatsApp della community, chi lo volesse, c'era stata poca risposta, e quindi abbiamo detto va bene, prendiamo poche, così saranno solamente per i premi ai tornei. E qua altri piselloni, abbiamo il playmat della caduta della casa Gormenghast, e a questo punto andiamo ad aprire anche questo, visto che si è aperto quello del Crackhaven. Tanto ormai ho capito come si apre la scatola, non tanto come si richiude, ma bene. Ta-dam! Eccola qui. Stessa misura di quell'altro. Non vedo se sto inquadrando, boh, direi di sì. Qui ci sono gli spazi per le carte. Veramente ben fatto. Anche questo è un prodotto super. E questa, cioè, tra l'altro, ragazzi, secondo me è una delle forme più pure di Keyforge, no? Quella dove uno gioca veramente solo for fun, puoi giocare sia da solo che con amici, quindi non ha assolutamente bisogno di una scena competitiva, che come sappiamo in questo momento arranca, però questi secondo me sono uno dei modi migliori che c'è adesso per giocare a Keyforge. In qualsiasi parte del mondo si può giocare in questa maniera, e dà secondo me il meglio di sé. Ora devo ancora provare questa specifica avventura, se è ben bilanciata, se è divertente, però in generale le adventure sono una delle idee più belle che sono venute ultimamente, e il fatto che le vogliano supportare ancora è molto bene, è molto bene. Arriverà, come sapete, anche l'adventure a tema Ember Skies, quindi fondamentalmente ne uscirà una per set, ed è come avere un gioco da tavolo infinitamente rigiocabile grazie a tutti i vari mazzi che puoi utilizzarci, e con degli accessori veramente di qualità, veramente di altissima qualità. Quindi, nemmeno a dirlo, l'ultimo contenuto, vabbè, questo ce n'è tre, chiaramente, l'ultimo contenuto di questo scatolone è anche il tappetino gigante della cospirazione abissale. E quindi, chi sono io per privarvi di quest'altro spacchettamento? Che questa, tra l'altro, come colori forse la più figa di tutte. Ecco qua. Chissà se sto inquadrando. Allora, qui abbiamo Ember Pool, bla bla bla, tutti gli spazi. Ed eccola qui. Questo forse è quello più necessario per quello che ho visto le regole, perché appunto c'è questa griglia da poco per fare l'avventura, per spostarsi più in profondità, più in superficie. E tra l'altro questi tappetini, queste tovaglie di tappetini sono anche utilizzabili ovviamente in due giocatori in una partita normale, non hanno gli spazi per le carte precise per una partita 1v1, ma naturalmente sono utilizzabili perché belli e perché giganti, quindi c'è tutto lo spazio anche per mettere le riserve comuni al centro del tavolo. Ok, quindi qui dentro c'è un treppiede di tutti i tappetini giganti. Io ricordo che queste cose non sono prenotabili online, ma solamente venendo alle pre-release il 4 e il 10 di febbraio. Quindi chi c'è lì se le piglia, chi non c'è aspetta l'anno prossimo quando se ne ordinano dell'altra, perché queste l'anno prossimo, insomma, il prossimo Retailer Pledge, quindi a fine anno sarà, boh, arriveranno verso settembre, ottobre, immagino, la prossima andata di Pledge. Quindi comincia a mancare un po' lo spazio, questo continua ad aprirsi, via il gattaccio, che c'è l'ultima e più pesante. Ah, le scatole, boh. Ecco, queste quante libbre sono? 51 libbre. Se qualcuno vuole fare la conversione. E qui, ragazzi, è evidente cosa ci sia dentro, no? Manca il piatto forte. Anche se probabilmente il piatto forte, secondo me, era anche questa cosa esclusiva. Però è il Pledge di Grim Reminders, e quindi. E quindi qui dentro abbiamo
però qua, intanto la fattura, questa si può far sparire. Ah, ok. Insieme alla fattura c'è questo bel poster. Vediamo un po', lo vedo per la prima volta anch'io. Ok. Mai poster fu più veritiero. Andiamo un po' in indietro con la telecamera. Mai poster fu più... Solo here, letteralmente. Ok. Sì, dove here non è che forging.com, ma probabilmente a Z. Bellino. Dai, bellino questo con il logo nuovo di Ghost Galaxy. Finalmente un minimo di materiale promozionale. Aspettavo un pochino di più perché sapevo doveva esserci, mi aspettavo un po' di più come materiale promozionale. Ora magari c'è qualcosa qui dentro, ma non credo. Vediamo. Carta via. Allora, Grim Reminders Display, se ne apre uno e vale per tutti. Vediamo un po'. Ah, eccoli qua. Torniamo vicini. Ta-dam! That which remembers. Anche questo letteralmente. Quelli che rimangono ricordano. Ok. Ne abbiamo quindi 6 per case. Le misure dei case sono esattamente uguali a Winds of Exchange, ma qui dentro non c'è solo Grim Reminders, perché queste sono, vedete, le case, quindi ne abbiamo 2 e 3, ah, quindi 24 box in inglese, che sono gli unici che avremo in questa season, perché ricordo Asmodee non distribuisce materiale in inglese, quindi almeno che non ce ne vengano mandati per dei tornei particolari tipo Cough Cough Volture, questi sono gli unici che avremo. No, aspetta, questo ce n'è un altro, c'è questo. Sì, no, infatti 6x4, 24, non 6x3, quindi 4. E qua c'è la cosa che aspettavo di più, che voi non avete idea di cosa ci sia qui dentro. Vediamo la scatola. Ho gestito bene l'unboxing, devo dire, a caso, perché non sapevo dove sarebbero state queste due scatole. Avviciniamoci un attimino. Allora, questa cosa non si è mai vista su YouTube. E questa è la cosa più esclusiva dei Retailer Pledge. Il motivo per cui sono Retailer Pledge e non semplicemente roba fatta da privati con enormi quantità, perché qui dentro, oltre al cartone, ci sono dei mazzi con il logo di AZ. Ta-dam! Questa è una cazzo di figata. Quindi mazzi di Grim Reminders, ok, Special Retail Edition, perché ogni carta del mazzo ha dietro il logo di AZ stampato. Che cazzo di figata. E io uno di questi lo devo aprire per forza. Allora, apriamo anche l'altra scatola, perché ce ne sono diverse. Questi sono pensati per essere intanto, vabbè, un regalo al cioè un regalo, un cazzo se è pagato, però un premio al negozio, ma poi anche per essere utilizzati come premio in negozio, cioè per i tornei, e appunto saranno tra i premi del torneo del 4 e del 10. Io uno devo aprire per forza, mi dispiace, per forza. È troppo tempo che aspettavo questo momento. Allora. Ok, posso aprirlo qui. Allora, Storm, the reporter of AZ Card and Games, perché naturalmente il nome del negozio è su tutti questi mazzi. Molto figo. C'è anche il mio nome. 30 di 36, ce ne abbiamo 36 in totale di questi, quindi sono anche numerati, e appunto la scritta AZ Card and Games. Case,
Allora, interessanti, un sacco interessanti ed è anche viola, quello mi sono scelto. Sì! Ah, vedete? Qui c'è il logo di AZ e sotto metti a fuoco It's my Keyforge home base. Ma che figata, ragazzi, sta roba. Che bello. Che bello. Quindi, questo me lo voglio sbucciare. E anche viola, che bellezza, anche le case sono anche buone. Allora, però siamo troppo lontani, avviciniamoci con la camera. Ok, ecco qua. Allora, voglio aprirlo questa volta alla maniera di Antonio, quindi dal davanti. Levo questo, naturalmente. Qui, ah, ok, questo da entrambi i lati è uguale. Va bene. Questo non lo devo vedere. Via. Allora, intanto non ha, vabbè, lo sapevamo, non ha il token, perché naturalmente in Grim Reminders non c'è il token. Qui c'è Wikolia. Dopo raccolto le chiavi costano più 2 durante il turno dell'avversario. Trawler, gioco se sei, com'era Haunted in italiano, non mi ricordo. Se sei, boh. Vabbè, cattura tutti gli humble tuo avversario. Ok, figo, figa questa. Molto forte. Molto forte. Doppia. Poi, Mnemnolich. Mnemolich. Ok. Dopo raccolto, se il tuo avversario è haunted, ruba 2, altrimenti ruba 1. Forte, cavolo, anche questa, ma non ha senso, è stupidamente forte. Ok. Immersioneer, dopo raccolto, scarta le prime 3 carte di ogni mazzo, del mazzo di ogni giocatore, e come scrap ha shuffle le ultime 3 carte della tua pila degli scarti nel tuo mazzo. Ok. Particolare che siano le ultime 3 carte. Figo. Nel mazzo non è che le metti sopra, le rimischi. Ok. Quindi questo recupera roba. Allora, Echo Guardian lo conoscevamo. Se, mentre sei hauntato, guadagna più 2 power e poison. Questo abbiamo lo charrette dei pesci con anche l'iconcina. Molto bene. Poi Beam of Forgetting ti fa l'ambra, ti sparpaglia uno scrap e un cattura. E al gioco rivela una carta casuale dalla mano dell'avversario. Mettila in fondo al loro mazzo. Ok. Beh, forte. Che va in combo. Questo che faceva? No, quello era con gli scarti. Ok. Forte. Under pressure. Ukaru, Ice Fin. Raccolto, scegli una casa, esaurisci ogni creatura di questa casa. Scrap. Esaurisci una creatura o un artefatto. Beh, questo è un po' più normale. Adolfish. Che bella l'artwork di questa. Porca, io questo voglio un tappetino. Guardate che bellezza. Voglio un tappetino di questo. A combattimento, il tuo avversario scarta 2 carte casuali dalla sua mano. Ci sta. Plunder. Questo mi sembrava forte, no? Rivela una carta casuale. Ah, ok. Questa c'era già. Una carta casuale non rivelata. E poi può ripetere questo effetto oppure l'avversario scarta l'ultima carta rivelata. Questo mi piaceva. Ok, i pesci li abbiamo fatti. Cioè, le comuni sono veramente forti. Qui, target, play archive a card from your discard pile. Fortissimo. Porca troia. E raccolto archivi a se stesso. Vabbè, questa è stupidamente forte. Madonna, scoop up. Beh, cavolo. Puoi archiviare anche questo è forte. Doppio. La scopa è molto forte. Phloxam Spewer. Splash Attack 2. Ognuno dei suoi vicini guadagna Splash Attack 2. Vabbè, questo è meno forte. Mars First fortissima. Proliferatore con Mars First poi top. Dottor Xilox Splexer. Illusione. E raccolto gioca una creatura Marte
dalla tua di scarti e ripristina, porca troia, questo ti fa esumare su Marte e tienta pronta. Boia, boia, quanto è forte questa roba. Brain Dart, la conoscevamo. Abductor, gioco e combattimento, tanto scialli con una cattura. Gioco e combattimento, metti un upgrade dal gioco ai tuoi archivi. Se non sei il possessore di questa carta e lascia i tuoi archivi, la metti chiaramente nella mano del proprietario. Questo è un counter a tutti i vari, alle varie migliorie che ti danno noia. Ok, poi abbiamo Membrox Dread, quindi le carte del tuo avversario non possono lasciare gli archivi, azione guadagna 1 per ogni carta nei tuoi archivi. Deep Probe, la conosciamo da un sacco. Blip blip. Blipip, anzi, quindi la prossima, dopo raccolto, la prossima creatura Marte che giochi entra pronta, e col fatto che c'è il proliferatore ottimo, e quindi Marte è stupidamente forte, come un pochino tutti i Marte di Grim Reminders, mi sa. Allora, Venti di Morte, Winds of Death, gioco, ogni giocatore archivia ogni creatura della sua pila degli scarti, distrugge ogni creatura, questa è fuori di testa. È fortissima, è fortissima. È un removal fortissimo questo, non ti dà vincoli, anzi ti dà un vantaggio. È stupidamente forte. Doppio, ok. Doppio di questi. Poi, Webstur. Boh, anche questa artwork è clamorosa. Taunt, combattimento per ogni danno su di lui, puoi scartare la carta in cima al mazzo di ogni giocatore. Ma a me sembra che anche le artwork di Grim Reminders siano belle. Ce n'è alcune brutte, ma alcune sono veramente belle. Cioè, cazzo, questa è bellissima come artwork. Fammela. E metti a fuoco. Cioè, cavolo. Questa a me piace un sacco. Grim Reaper, ok. Sì, potrei tirare fuori il tappetino del Grim Reaper. Quindi, se sei Haunted, entra in gioco pronto. E raccolto e pura una creatura amica e una creatura amica. Ok, anche dal gioco, quindi. Anche questa artwork che figa, che figa. Junk Restoration, sparpaglia a giro due icona discard. E ha gioco, scarta le prime tre carte del tuo mazzo. Puoi mettere una carta scartata in questa maniera in mano. Forte, fortissimo. Fortissimo anche questo. Ok, questa è quella della Adventure. Eccola qui. Che bella. Allora, c'è un artefatto con un'icona scarta che gli è arrivata per caso. All'inizio del tuo turno, se non sei Haunted, tormentato. Oh, mi è venuto in mente. Se non sei tormentato, scarta la carta in cima al mazzo. Insomma, carta in cima al tuo mazzo. Omni. Se sei tormentato guadagna 1. Ok, con Omni, tanta roba. Cavolo, tanta roba, questa ti fa diventare Haunted immediatamente. Bello, con anche con una scarta è una chicca. Bello, 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 bello. Ecto Charge, questo è forte, 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 forte. Forge una chiave a più 20, ridotto di 1 per ogni carta nella tua pila degli scarti. Se lo fai è pura l'Ecto Charge, quindi se non lo fai fai semplicemente un Umbra. Bella, fortissima. Buh! Scarta le prime 10 carte di un mazzo di un giocatore, quindi scegli te. Il fatto che tu possa scegliere è chiaramente la rende ancora più forte. Tribute Collector, gioco combattimento, una creatura mica cattura 1. Infiltrator, Skirmish, Treachery, versatile. Treachery, ricordo che vuol dire che entra in gioco sotto il controllo dell'avversario. Versatile vuol dire che può essere giocata chiamando qualsiasi casa. Questo è come se appartenesse a ogni casa. No, non è vero. Appartiene sempre a Gormenghast, però può essere giocata anche fuori casa. Alla fine del turno distruggi entrambi, quindi al plurale, quindi entrambi i suoi vicini. Boil. Che a Firenze Boiler è tipo un'offesa se c'è qualcuno che è enorme. Allora, Boiler,
sparato 6 danni a ogni nemico sul fianco. Scrap spara un danno a ogni nemico sul fianco. Vabbè. Wow, questa non l'avevo forse mai vista. Junkyard Cemetery. Mentre c'è un totale combinato di 10 o più carte tra le tue epurate e la pila degli scarti. Ok, e questo ti fa diventare tormentato sommando alla tua pila degli scarti le tue carte epurate. E come azione epura una carta nella tua pila degli scarti. Quindi praticamente hai modo di levarti tutte le carte di merda dal mazzo, te le epuri e quindi poi rimani fondamentalmente sempre tormentato. E quindi rende più forte tutto il resto. Che cazzo di figata sta carta? Che figata, è l'ultima. Che bella. Che forte questa, che forte. Madonna, c'ho una voglia di provarlo incredibile questo mazzo. Veramente una voglia di provarlo incredibile. E tra l'altro, con il retro, qui vediamo anche la carta Arconte, è ormai sempre così, quindi orizzontale, ottimo, molto meglio. E quindi questo era Storm, The Reporter of a Zeta Card and Games. E questo, signori, era l'unboxing. È durato un bel po' perché c'era veramente tante cose da guardare. E quindi vi saluto, vi do appuntamento al 4 di febbraio e al 10 di febbraio. Mi raccomando, c'è 16 posti disponibili, quindi sbrigatevi a farci sapere se siete interessati. E trovate le informazioni sulla nostra pagina Facebook e anche nel gruppo WhatsApp Community di Keyforge, al quale vi invito di iscrivervi. Trovate il link in descrizione. Signori, è tutto. Io vi saluto e alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao.